Entro il prossimo 31 gennaio il governo dovrà individuare gli enti che potranno beneficiare di circa 1 miliardo di euro per contrastare i tagli aggiuntivi alla manovra di 2 anni fa. Un provvedimento che servirà soprattutto ad assegnare 650 milioni alle province e 250 alle città metropolitane. Ma gli enti locali sardi, nella bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono esclusi dal riparto. L'accusa è dell'assessore degli enti locali, Cristiano Irriu, che poi sottolinea si arriverebbe al paradosso che le uniche province chiamate a contribuire al risanamento del debito pubblico dello Stato siano quelle sarde e quelle siciliane, le quali dovrebbero gestire le funzioni fondamentali quali istruzione, viabilità e ambiente in una fase di riorganizzazione che ha portato a una riduzione degli enti, soprattutto in Sardegna, da 8 a 4. Non è pensabile che la Regione venga lasciata sola a finanziare gli enti di area vasta, i quali sono ormai pressoché sprovvisti di entrate proprie, dunque non in grado di gestire l'esercizio delle loro funzioni per garantire alla cittadinanza un livello di servizi adeguato ai bisogni del territorio e delle collettività amministrate. L'assessore Riu conclude precisando che qualora ciò accadesse si profilerebbe una grave lesione del principio di leale collaborazione tra i livelli istituzionali. Tumori al seno, i bisogni, i tempi e le risposte, questo è il titolo del convegno in corso alla Camera di Commercio organizzato dall'azienda ospedaliera universitaria di Sassari. 1 a 2 giorni per fare il punto tra professionisti su ricerca e nuove sfide. Il fatto che la ricerca, la capacità di una diagnosi precoce e tutte le tecniche terapeutiche, chirurgiche e mediche abbiano fatto dei passi in avanti importanti garantisce una maggiore sopravvivenza. Prevenzione è il punto fermo da cui partire, però una volta che poi invece il tumore si viene diagnosticato, chiaramente il momento terapeutico ma anche di recupero diventa fondamentale. Non solo l'aspetto scientifico ma anche quello divulgativo, con la partecipazione di tutti i cittadini e soprattutto con le testimonianze delle donne che sono passate per l'esperienza dolorosa del tumore al seno. Le donne chiedono che questo gli venga riconosciuto, riconoscere quel vissuto non come parte spuria rispetto a tutto il processo di cura e diventa il cardine, il fondamento intorno al quale costruire un processo di cura adattato ad hoc per ogni singola donna. Una realtà sanitaria, quella dell'assistenza alle donne con tumore al seno, che a Sassari gode di buona salute, grazie alle alte professionalità e alle sensibilità messe in campo. Una vera e propria breast unit, alla quale manca però un tassello importante. Manca l'istituzionalizzazione, fondamentalmente è ancora un modello funzionale che non ha un riconoscimento di tipo istituzionale. Si sta lavorando per questo, la Regione Sardegna con delle delibere regionali ha già istituito quello che sarà la localizzazione di queste breast a Sassari. Sassari è una di queste. Il convegno, che vede la partecipazione di oltre 50 professionisti del settore, è aperto a tutti e si chiuderà sabato 21 gennaio alle ore 13. La polizia locale di Sassari ha ricordato questa mattina nella chiesa di San Pietro di Silchi San Sebastiano Martire, una messa solenne in occasione della ricorrenza del santo patrono dei vigili urbani d'Italia. La liturgia è stata presieduta dall'arcivescovo padre Paolo Azzei, presenti gli appartenenti al corpo guidato dal comandante Gianni Serra e per l'amministrazione comunale l'assessore Antonio Piu e la presidente dell'assemblea civica Esmeralda Ughi, oltre alle altre autorità politiche, religiose, civili e militari della città e della provincia. Sono inoltre intervenuti i rappresentanti dei corpi di polizia locale dei comuni vicini. È stata recitata la preghiera dei vigili urbani di Sassari. Al termine della funzione religiosa, l'arcivescovo ha benedetto i mezzi del corpo di polizia locale e tutto il personale. Un ringraziamento è stato rivolto alla Madonnina delle Grazie, copatrona della polizia municipale sassarese. Secondo la leggenda, San Sebastiano ebbe un ruolo importante presso l'imperatore romano Diocleziano, che quando lo scoprì cristiano lo condannò ad essere trafitto da frecce. Ma il martirio non si completò. Abbandonato dai carnefici che lo credevano morto, Sebastiano fu curato e riuscì a guarire. Cercando il martirio sarebbe ritornato da Diocleziano per rimproverarlo e questi avrebbe ordinato di flagellarlo a morte. Sant'Ambrogio riferisce che Sebastiano era originario di Milano e si era trasferito a Roma. E sempre a Roma, nel maggio del 1957, venne organizzato il raduno nazionale dei vigili urbani. Fu in quell'occasione che Pio XII proclamò patrono il martire cristiano.
L'Istituto Tecnico Industriale di Sassari mette in vetrina la sua offerta formativa e mostra con orgoglio i propri laboratori meccanici e informatici agli studenti delle scuole inferiori, con un open day dedicato al pubblico nella giornata di domenica. Abbiamo visitato in particolare le aule del corso serale di informatica, dove allievi e docenti hanno costruito alcuni strumenti computerizzati, come questa scrivente il cui braccio meccanico riporta su un cartellone la scritta impostata sul programma. Nella sala è poi stata allestita una mostra fotografica sulle guerre del Novecento, con immagini del tutto inedite e di grande interesse documentario. La mostra è stata allestita dagli alunni del corso serale e racchiude una serie di foto inedite, perché sono state tratte dai cassetti delle famiglie. Ci sono foto della prima, della seconda guerra mondiale, del fascismo, un buono originale del campo di concentramento dell'Asinara. Nonostante sia stata allestita per i ragazzi, per i giovani che sono interessati all'iscrizione, la domenica mattina siete tutti invitati con le vostre famiglie a visitarla perché avremo un open day. Fra le foto più interessanti, il giardino dell'istituto agrario appena abbandonato dagli occupanti tedeschi, la chiesa di Chilivani prima del bombardamento che ne provocò l'abbattimento, un militare a capo di un gruppo di ascari nella guerra d'Africa. Alle 28 aziende certificate con il marchio di qualità della rete dei parchi e delle aree protette del Parco Naturale Regionale di Porto Conte sono stati consegnati i bollini di qualità ambientale. Il riconoscimento alle aziende di Monica Todde, Giovanni Caria e Stefano Cucca, Massimiliano Fassio, Serra Iuncus a Tanca e su miele di Luigi Tanca e la cooperativa SIRT è stato consegnato a Villa Gioiosa, la casa del parco, dagli assessori all'ambiente e sviluppo economico del comune di Alghero, Raniero Selva e Ornella Piras. Il marchio riconosce un percorso di qualità e rispetto dell'ambiente nei processi produttivi e viene concesso ormai da un quinquennio dal Parco Naturale Regionale di Porto Conte alle aziende operanti nel territorio protetto e impegnate nella produzione agroalimentare, dei servizi di accoglienza e promozione del territorio. Il bollino ha il duplice obiettivo di valorizzare le eccellenze, promuovere l'ambiente e di conseguenza garantire la sostenibilità dei prodotti e dei servizi. Nel corso della cerimonia di consegna del documento di certificazione alle aziende, il direttore del Parco di Porto Conte, Mariano Mariani, ha ribadito l'intenzione di lavorare sempre di più con il tessuto produttivo del territorio, poiché, ha detto Mariani, siamo convinti che siano loro i veri ambasciatori del territorio e di quello che produce, seguendo processi sostenibili e rispettosi dell'ambiente, ma è anche uno strumento per lo sviluppo economico della comunità territoriale. La Dinamo Lab è arrivata a un bivio. Domani sera, palla 2 alle 18 al Palazzo Radimini, dovrà incontrare i padovani della Millennium Basket. Obiettivo, tornare a vincere. Coach Kerchi, dopo la sconfitta subita nel derby, ha lavorato duro per preparare una partita fondamentale per il proseguo della stagione del suo roster, che finalmente potrà avere a disposizione Max Ruggeri, guarito dall'infortunio alla mano, e Tiberi e Langiu, bloccati a Tempio dal maltempo sabato scorso. Cresce anche l'inserimento nel gruppo del centro titolare, Pino Pinzon. Il colombiano sta pian piano facendo suoi dettami tecnico-tattici del suo coach. Il suo ruolo è imprescindibile per la buona resa della squadra. Si attende anche un pubblico all'altezza delle aspettative per accompagnare il roster verso un risultato positivo. Ricordiamo che la partita verrà trasmessa sul canale sportivo di Canale 12.